Enrico è stato veramente una... è stata un'apparizione di novità molto bella. Fa provare un agio quando lo sento suonare. Intanto ha una grande fortuna, quella di un tocco straordinario. Questa è una fortuna, saper adoperare il pedale e poi appoggiare le mani in un modo che subito fa venire i brividi. Musicalmente lui è un po' come Obelix che è caduto nel jazz da piccolo, nel senso che è un jazzista, no? Si sente da come tocca il pianoforte. Qualsiasi genere di musica può essere fagocitato da quello che lui fa. Il jazz è sempre stato fin dall'inizio una musica di sintesi, una musica onnivora. Però Enrico è uno di quelli che lo fa più degli altri. A voi il maestro Indra e il suo gruppo. Frequentazioni dei club milanesi, che credo che li abbia fatti più o meno tutti, naturalmente il capolinea, naturalmente il jazz power. Lì hanno suonato Gato Barbieri, Bill Evans, Keith Jarrett, Friedrich Gulda, Giovenuti, Enrico Indra. E si suonava dopo mezzanotte, perché prima il locale faceva le funzioni di nightclub, dove la gente andava a bere, a mangiare, a discutere, a ballare, a trovare magari le ragazze, eccetera. E si faceva del jazz, io facevo del jazz con un trio e qualche volta veniva anche Chet Baker, soltanto che i clienti non erano abituati e addirittura non pagavano i conti. L'opportunità di vedere proprio i maestri suonare a un 3 metri di distanza, che è tutta un'altra cosa che guardarli in un teatro da un'altra parte, proprio perché si può vedere il linguaggio del corpo, si può sentire la comunicazione. I jazzisti erano divisi in due fazioni, c'erano i modernisti e i tradizionalisti, e avevano due locali, non jazz club come ora, erano night club, quindi c'era la Retusa, dove imperava il tradizionale, cioè Mario Pezzotta con i suoi amici, e la taverna messicana dove c'erano i modernisti, e tra i modernisti io giovanissimo mi ricordo suonavo con il basso Valdambreni. Gli europei, quando hanno cominciato a interessarsi a questa musica, parlo dei musicisti oltre che dei critici, sono per forza partiti dall'imitazione, da una specie di vassallaggio
nei confronti dei musicisti americani, cercavano di suonare come loro. I want you to know that many of these names became a household extremely familiar to many of us young Italians in the post-war period when they started to play jazz in Italy, and many of us started to go and listen to them play as a young musician. Esisteva soltanto il jazz che proveniva dagli Stati Uniti, si vendevano pochi dischi, soprattutto quelli degli italiani, ce n'erano pochissimi, e quindi ho coniato due nomi, Lester, da Lester Young, che era un sassofonista famosissimo negli Stati Uniti, e da Russ Freeman, che era un pianista che io seguivo sempre con molta attenzione, quindi ho messo insieme questi due nomi e è nato Lester Freeman. Siamo disponibili, vengano gli americani, ci insegnino delle cose. Sì, ma non esagerare, noi siamo disponibili in questa nostra trasmissione, ospitiamo quei jazzisti, quegli americani o non americani, per esempio questa sera abbiamo Ugo Heredia che è un argentino, suona il flauto, il sax tenore, che ha scelto come seconda patria l'Italia ed abita a Stradella. Portava Cambresi, portava Fitzgerald, Oscar Peterson, Jerry Mulligan, Chet Baker. È stato uno dei primi a capire che il futuro, la vita proprio del jazz europeo e quindi anche di quello italiano, stava nell'evitare la imitazione degli americani. Riprendeva le idee del jazz americano e le portava all'interno di un linguaggio dove si evidenziavano aspetti della musica europea, soprattutto della musica di estrazione colta europea, non tanto di quella folclorica, di quella popolare. E a un certo momento hanno cominciato a capire, quando arrivavano i primi americani a fare i concerti in Italia, che non erano dei semidei, potevano benissimo suonare con loro e qualche volta, guarda caso, suonavano anche meglio. È cominciato così.
avuto l'occasione di incontrare quello che poi è diventato mio amico, mio socio, che mi ha proposto uno spazio vicino a San Siro, Derby appunto, perché era frequentato dalla gente del Derby, dei cavalli Derby. E quindi io accettai e dico va bene, sì, facciamo. Ero giovane, incosciente, con la voglia di fare appunto. E dico, va bene, facciamo, però lo dobbiamo chiamare Intras Derby Club, che non ho limite alla mia presunzione, e si chiamò Intras Derby Club, e lì ebbe inizio veramente quello che poi è diventato il derby, era proprio una fucina dei cabarettisti che sono poi stati sfruttati tutti quanti dalla televisione. Il concerto, come altri, è stato registrato durante una manifestazione che si è tenuta al Derby Club qui a Milano, una manifestazione che ha ripercorso gli ultimi 20 anni del jazz italiano per celebrare il ventennale di questo club, che era nato come club di jazz e poi è diventato soprattutto un club di cabaret. Fine anni 59 c'era la nebbia qua, e qui che è nato l'Intras Derby Club. Qui, quando siamo diventate grandi, abbiamo abbandonato il pianoforte quello verticale, abbiamo messo un bel pianoforte, un pianoforte a coda. Questa è una canzone che ha chiuso un sacco di spettacoli al Derby Club, all'Intras Derby Club. E poi le scalette le facevamo sempre così, erano improvvisate. Chi esce per primo mano? Non lo so, il solito, la vittima era Walter Valli. Il gallo è morto, il gallo è morto. Il gallo è morto, il gallo è morto. Non canterà più, e cocco di, e cocco da. E non canterà più. Io andavo al derby come si va a casa, in una casa di amici, come una famiglia elettiva. La sera, se uno era un po' giù, era lì, comunque fosse, andava al derby e lì c'era una situazione piacevole. Cocco di, cocco da. Piano piano si sono avvicinati tutti questi, diciamo, cabarettisti, chiamati cabarettisti, che avevano una poesia nel cassetto da raccontare. Non trovavano uno spazio adatto per questo, quindi noi abbiamo aperto a loro, e quindi sono nati Iannacci, sono nati Lauzi, le Romanine, Gabriella Ferri. Ho cominciato a frequentare Franco e Enrico ai tempi, doveva essere 61 grosso modo, e quando il derby, quello che poi è diventato il Derby Club, si chiamava ancora Intras Derby Club, perché Enrico che lo guidava, era un locale tutto imperlinato con delle lanterne tipo Cena delle Beffe, diciamo in stile gotico Lissone. Un giorno siamo tornati a accompagnare Chet Baker, che era bravissimo. Lui suonava il piano e era bravissimo. Io ero al basso e guardavo lui e il pezzo lo conoscevo. Senti, ma non vorresti stare con un blues? Tu stai a destra, a sinistra, dove vuoi stare? Derby.
Ha iniziato la sua carriera giovanissimo con una grinta particolare e con un piglio più aggressivo degli altri. Si devono forse a questo suo particolare impegno i tentativi dei due locali Intras Club e Intra al Corso, nati sicuramente troppo presto. Prese molto al DNA del Gianfranco, che io avevo conosciuto perché suonava benissimo, suonava molto bene al pianoforte e lo andavo a sentire alla Triennale a Milano. È una lunga storia, è una storia, se vuoi, di famiglia, perché prima di me ha iniziato a suonare il pianoforte il fratello maggiore, Gianfranco Intra, che si è occupato poi di musica leggera. Tutti, hai sentito? Quel ragazzino, il fratello di Gianfranco, madonna mia. Enrico Intra si è rivolto come scelta di persone che influenzassero la sua musica ai contemporanei, ai più importanti contemporanei europei. Mi ricordo che mi diceva, in fondo le mie scelte sono Karlheinz Stockhausen, sono Ligeti, sono Stravinsky, persone del genere, insomma. Forse addirittura Weber me l'aveva detto, Enrico ama le complicazioni. Ecco, Berio per esempio, o il suo disco più recente si chiama Le case di Berio. È una musica a largo raggio, quindi lui parte già con una reazione nuova, a una reazione a ciò che era, che lui aveva capito era già uno stereotipo, perché lo ascoltava da chi era venuto prima di lui e lui aveva portato delle cose nuove, dei fraseggi più ampi. Interesse non superficiale ma strutturato dentro la sua centrale questione musicale, che era jazz, per l'altra musica che cambiava, ma senza appunto fare pastisse. Come pianista Enrico ha la tecnica e il linguaggio adeguato a quello che fa, non è un virtuoso, ma non importa essere virtuoso. Ha studiato, sa come mettere le mani sul pianoforte, è un bel tocco, ma io parlo soprattutto, credo che i meriti di Enrico Intra siano quelli di compositore. Ecco, c'era la grande curiosità, no? E naturalmente è un bravissimo musicista, e la caratteristica è questa grande curiosità che lo porta a visitare gli ambiti musicali del secolo appena passato. Enrico è un direttore straordinario da un certo punto di vista, perché lui gestisce l'orchestra come gestisce la sua musica sul pianoforte, per cui certo è rigoroso quando deve esserlo, ma molto spesso cerca di far ragionare l'orchestra al di là degli schemi
e delle partiture che l'orchestra ha davanti, quindi utilizza il sistema che nel nostro gergo si chiama delle conduction, quindi fa improvvisare l'orchestra simultaneamente, l'idea di modificare i pezzi in corsa. Questa è un'idea che può venire soprattutto chi è anche uno strumentista ed è abituato alla performance. Secondo me due momenti di propositività importantissima di Intra sono l'incontro col quartetto Musica Realtà, d'archi, e con Melchiorre e la musica elettronica. È onnivoro, mangia di tutto, e prima o dopo deve mangiare anche la musica elettronica, no? Nel senso di assimilarla e con degli enzimi particolari farla entrare in circolo. In questo senso sviluppa lunghe improvvisazioni di un'ora insieme, un'ora, un'ora e mezza insieme ad altri musicisti. È una sorta di dialogo relazionale dove non c'è assolutamente nulla di preparato. Credo che sia una figura che comunica una straordinaria vitalità, una figura che viene apprezzata non solo come grande musicista, ma anche come organizzatore, come animatore culturale, come artista che sa dare agli altri artisti la possibilità di esprimersi. Enrico Intra, fate a quest'uomo quel bel applauso che non gli avete fatto per rispetto, naturalmente, all'inizio, quando ha cominciato a suonare. Thank you! Che cosa significa per te suonare jazz oggi?
Dunque, per me è importante perché è arrivato a una certa età. Ogni tanto io faccio un punto a capo e ricomincio da capo, quindi è un punto che ho fatto recentemente e quindi è come se fossi all'inizio. Poi con Franco e con Maurizio Franco noi siamo responsabili di una scuola molto importante a Milano, quindi viviamo vicino ai ragazzi, quindi puoi immaginare l'entusiasmo. Prima si viveva soltanto studiando sui dischi che arrivavano dall'America e studiando sui metodi della Berklee School. Quando noi abbiamo aperto la nostra scuola, ci siamo detti di non imitare questi metodi, ma soprattutto di inserire la nostra esperienza fatta sul campo. Anzi, ai nostri docenti abbiamo detto: sì, il riferimento è la didattica, chiaramente, naturalmente, della Berklee School, però dobbiamo farla nostra. Non dimentichiamoci che siamo europei, che quindi abbiamo una cultura musicale a 360 gradi e questo è molto importante, non dobbiamo trascurarla, anche se la lingua jazz è una lingua a parte, che fa parte appunto di questo grande oceano che è la musica. L'esperienza, il rapporto personale con gli studenti è importantissimo. Siamo sempre pronti a ricevere una buona notizia di qualcuno che sta venendo fuori, come accade nei confronti degli allievi della nostra scuola. È molto bello vedere e sentire i ragazzi che stanno crescendo. La particolarità di questa orchestra è che oltre ai docenti tutti gli altri sono studenti che a rotazione fanno parte dell'orchestra. Immaginare uno che dice Intra è bravo perché sta al suo posto, e ne riesco a immaginare Intra che dice è un bravo ragazzo che sta al suo posto. Queste sono cose che riguardano l'altra cultura, quella dominante.